Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, è finita la partita. Pisa-Cosenza giocatasi all'Arena Garibaldi. Bene, se volete dare un contributo al canale, pollice su e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bene, che dire, una partita semplicemente imbarazzante. Allora io parto così. Bene Nicolas, perché alla fine incolpevole sul gol e poi anche quello, diciamo, ultimo gol che si è segnato dal Cosenza, incolpevoli 6, Beruatto 6, perché sua la colpa del gol che ha fatto il Cosenza, quindi il gol che ha segnato Voca, sua la colpa, sicuro, perché fuori posizione, datevela a vedere, fuori posizione, però poi si è ripreso bene, poi è stato un paio di occasioni, purtroppo insomma non è riuscito a segnare perché Micali ha detto no, però l'assist per Masucci è suo, quindi direi un 6 anche a Beruatto. Canestrelli 6, bravo, il migliore forse in difesa, ha fatto anche una puntata in attacco, insomma, quindi bene Canestrelli, si dimostra un giocatore veramente all'altezza. Caracciolo fuori forma 5, non mi è piaciuto perché è stato sovrastato da Mazzocchi in varie occasioni e poi perché fa l'errore sul gol, quindi del Cosenza nel finale. Barbieri 4, ma proprio volevi di bene a Barbieri 4, nervoso, sempre in ritardo su Tutino, sempre in ritardo, quindi si è costretto a fare fallo e l'arbitro gliel'ha detto un paio di volte, stai attento che ti butto fuori. Aquilani ha continuato a tenerlo e quindi fuori. Ecco, questo è il risultato e quindi si è trovato a giocare in 10. Quindi a rincorrere il risultato, quindi a rincorrere, quando vedi che non è cosa, fuori, lo prendi e lo mandi a fare la doccia. Questo è. Mandi a fare la doccia e fine delle discussioni. No, l'hai tenuto in campo e fino a che non è stato cacciato. Ecco fatto. E quindi ti sei ritrovato in 10 per l'ennesima volta. Marin, 5. È uno che oggi, insomma, nell'ombra, non mi è piaciuto niente. Vignato, 5. Ma proprio vorrei bene. Subentrato Torre Grossa a Vignato? 5. Torre Grossa? 5. Ma anche lì. Vogliamogli bene. Veloso? Poco. Poco. Bene nei primi minuti e poi Cosenza gli ha preso bene. Si è visto bene cosa doveva fare con Veloso e quindi è stato azzerato. E quindi il mister ha visto bene di mettere dentro Piccinini. Io direi un bel 6 a Piccinini che alla fine ha giocato poi in secondo tempo meglio di Veloso. Valotti, diciamo perdere Valotti, 4 va. Poi è subentrato Barberis, oggi non ha capito niente. Barberis, fuori fase, fuori da ogni cosa, quindi. Dovevamo 5, ma giusto proprio. Mlakar, ma Mlakar, perché c'è Mlakar? Sì, 5, va, proprio, insomma, qualcosina. Tiro, se proprio gli vogliamo bene, è entrato Masucci, 7, perché 7 a Masucci, perché questo è, cioè, cose da pazzi, Moreo, oggi Moreo non ha capito proprio nulla, quindi bel 5 a Moreo, va. E poi Steves, bel 6 a Steves, questa è la partita, un centrocampo. Oggi ragazzi, invece di fare un passo avanti o comunque un passo pari alla partita contro che abbiamo fatto contro la Reggiana, cioè io direi abbiamo fatto 5 passi indietro, la prendo a ridere perché voglio dire, non riesco a trovare altra via, insomma, è da 18 marzo che non vinci in casa. Devi solo pregare e sperare di pareggiarla in casa, proprio, ma se no, cioè, ti fai riprendere in casa sempre all'ultimo minuto del recupero e ti fai riprendere, no?
l'ha fatto col Parma, l'ha fatto oggi. Io non, cioè, sta squadra, cioè, è che sulla carta te dovresti avere un centrocampo più forte della Serie B, perché te sulla carta hai un centrocampo più forte della Serie B. Oggi non riuscivi a fare una verticalizzazione, non riuscivi a farlo, passaggi più sbagliati di così, si muore sotto porta. Sei stato magari anche sfortunato, ma anche Cosenza, perché alla fine ha preso un palo, perché alla fine, cioè, quindi non andiamo e non cominciamo. I ragazzi oggi era caldo, erano stanchi, non incominciamo, per favore, chiudiamola subito la saracinesca, chiudiamola, perché veramente chiudiamola, perché tutti giocano col caldo, tutti giocano tre partite di seguito, quindi non veniamo fuori a fare questi discorsi. Questi discorsi sono discorsi da bar e basta, da pasticcino. Ecco, quindi prendiamoci un pasticcino e siamo a posto. Qui il discorso è serio e la cosa è seria, è grave, ok? È semplicemente imbarazzante, semplicemente imbarazzante. Questo è, perché questo è il discorso, ok? Oggi giocavi... non sapevi a chi darla, quindi la passate, la passiamo tutta la nostra metà campo, poi alla fine quando cercavi di lanciare, di creare qualcosa, venivi sistematicamente fermato, sistematicamente. Poi giocavamo in 10, quindi oltre che al caldo e giocavi anche in 10 grazie alle prodezze di Barbieri, no? O mi sbaglio? Se mi sbaglio commentate, scrivetelo sotto, scrivete i commenti, perché i commenti sono importanti, voi lo sapete. Poi io vi dico questo, stasera alle 21:30 farò una live insieme a Matteo, terzo tempo di Pisa Cosenza. Quindi mi raccomando, tutti presenti, perché nel senso tutti presenti, perché veramente stasera c'è da vedere un po' la situazione. Io credo che questa sera... ci sia da fare veramente, adesso basta, c'è da tirare la somma e vedere un po' com'è la situazione, perché qui la situazione è drammatica, nel senso, no? Cioè, qui non c'è gioco, non si vede gioco, non si vede finalizzazione. Deve entrare il grande Gaetano Masucci per vedere una rete. Torregrossa non è in condizioni, Torregrossa non è in condizioni, ma assolutamente. La car è, non lo so, un black hole. Quindi, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Non si verticalizza, non si riesce a finalizzare, non si riesce a fare niente. Quello che siamo buoni a fare è finire le partite in 10. Allora, la curva, e poi la chiudo, la curva. Bravissimi ragazzi, io un applauso, perché come al solito noi... siamo veramente, io penso siamo il top per quanto riguarda il tifo, noi siamo top, io credo veramente, cioè, non hanno neanche finito di sciogliere lo striscione che già eravamo sotto di una rete. Questo cioè, voglio dire, io non perché, per amor di Dio, ma la squadra non dà l'anima, non lo so. Io vedo una situazione imbarazzante, cioè con un centrocampo del genere, 5-5, perché questo è, cioè, non dai un giudizio, dai un voto, ma cosa dai? Ma cosa vuoi dare? Cioè, è una cosa semplicemente imbarazzante. Riesce a riprendere la partita nonostante l'inferiorità numerica, riesce a riprendere la partita e alla fine la beffa dell'ultimo secondo. Cioè, che poi Cosenza si è rinforzato. Giocatori, secondo me, in gamma, cioè, voglio dire, giocatori... Vabbè, io la chiudo qua. La chiudo qua nell'imbarazzo più assoluto. Qui, se non si pone rimedio e se non si pone rimedio in fretta, io quest'anno la vedo grigia o nera. Ma non lo so, aspetto voi e aspetto i vostri commenti. Se ho detto qualcosa che secondo voi
non è giusto sui giocatori. Mi raccomando, fatemelo presente, perché per l'amor di Dio tutti si può sbagliare, io in primis, ci mancherebbe altro. Quindi mi raccomando, io lo sapete, quando uno dice no Sandro guarda ti stai sbagliando, perché io alzo le mani e dico no, per carità di Dio, cioè nel senso, io da questa rosa salvo qualcuno e salvo Masucci, quello è chiaro. Nel primo tempo la squadra è uscita con, tra i fischi, ricordo, e nel secondo tempo tra i fischi e qualcos'altro, perché io ho fatto anche i filmati, quindi non venite a dire a me che io, vabbè, la chiudo qua, basta, la chiudo qua. E io vi ricordo una cosa, stasera alle 21:30 terzo tempo Pisa Cosenza, e poi il Pisa resta, e tutto il resto passa. A stasera.